È tramontato il sole su questo venerdì 3 giugno 2022. Noi siamo qui in diretta come ogni settimana per parlare di famiglia assieme al carissimo Don Vincenzo D'Arenzo. Ben trovato, buonasera. Grazie, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Allora, Don Vincenzo, la meta si avvicina, ecco, potremmo dire così, perché il 10° incontro mondiale delle famiglie con questa bella grafica che vedete alle nostre spalle è ormai davvero imminente, 22-26 giugno le date che ormai tutti voi conoscete, è stato presentato il 31 maggio, martedì scorso, il programma dell'evento che si terrà a Roma e riunirà circa 2000 delegati provenienti da tutto il mondo, ma tutte le diocesi in Italia e nel mondo si stanno preparando a questa comunione diffusa, come ha voluto chiamarla Papa Francesco, per le famiglie e con le famiglie. Allora, noi stasera, continuando il nostro percorso, siamo giunti alla 13ª puntata, Don Vincenzo. Ne abbiamo ancora altre due davanti prima dell'incontro mondiale delle famiglie, appunto. Parleremo di una tematica davvero molto bella, molto interessante. Siamo tutti figli, siamo tutti fratelli. È una tematica che ci viene suggerita dalle catechesi che il Vicariato di Roma ha approntato per questo percorso. Noi abbiamo già affrontato la prima parte relativa all'Amoris Laetitia, all'esortazione di Papa Francesco sulla famiglia, ed ora ci stiamo concentrando su queste altre tematiche davvero molto molto interessanti. Allora, visto che ci piace anche inaugurare in qualche modo il filone della santità, perché la settimana scorsa abbiamo parlato della santità in famiglia di Padre Pio, quest'oggi passiamo ad un altro santo nel cuore, non lo è ancora ufficialmente, ma Don Tonino Bello, che è venerabile per la Chiesa, è santo nei cuori di tutti quanti noi, un nostro conterraneo, davvero ha lasciato il segno. Don Vincenzo poi ha avuto anche il privilegio di poterlo ospitare nella sua parrocchia agli inizi del suo ministero qui a San Giovanni Rotondo, ma ne parleremo davvero in maniera molto diffusa. Ora però ascoltiamo prima Papa Francesco sulla tematica Siamo tutti figli, siamo tutti fratelli. Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, fra i fratelli, si impara la convivenza umana, come si deve convivere in società. Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la fraternità nel mondo. A partire da questa prima esperienza di fraternità nutrita dagli affetti e dall'educazione familiare, lo stile della fraternità si irradia come una promessa sull'intera società e sui rapporti tra i popoli. La benedizione che Dio in Gesù Cristo riversa su questo legame di fraternità lo dilata in un modo inimmaginabile, rendendolo capace di oltrepassare ogni differenza di nazione, di lingua, di cultura e persino di religione. Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un'esperienza forte, impagabile, insostituibile. Nello stesso modo accade per la fraternità cristiana. I più piccoli, i più deboli, i più poveri devono intenerirci. Hanno diritto a prenderci l'anima e il cuore. Sì, essi sono nostri fratelli e come tali dobbiamo amarli e trattarli. Quando questo accade, quando i poveri sono come di casa, la nostra stessa fraternità cristiana riprende vita. I cristiani infatti vanno incontro ai poveri e deboli non per obbedire a un programma ideologico, ma perché la parola e l'esempio del Signore ci dicono che tutti siamo fratelli. Questo è il principio dell'amore di Dio e di ogni giustizia fra gli uomini. Oggi, più che mai, è necessario riportare la fraternità al centro della nostra società tecnocratica e burocratica.
allora anche la libertà e l'uguaglianza prenderanno la loro giusta intonazione. Perciò non priviamo a cuor leggero le nostre famiglie, per soggezione o per paura, della bellezza di un'ampia esperienza fraterna di figli e figlie, e non perdiamo la nostra fiducia nell'ampiezza dell'orizzonte che la fede è capace di trarre da questa esperienza illuminata dalla benedizione di Dio. Che belle queste parole di Papa Francesco, Don Vincenzo, che ci portano davvero al cuore della fraternità in famiglia. Io ho trovato tre aggettivi però dalla Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II. Dice: ogni membro della famiglia deve sentirsi amato, aiutato e perdonato. Ecco, Papa Francesco poi lo sintetizza con una parola che è fraternità. Sì, i grandi sanno dire le cose belle con poche parole, ma in modo molto efficace. E certamente Papa Francesco è un grande, Giovanni Paolo II, e poi sentiremo anche qualcosa di Don Tonino Bello, un gigante della carità, della vita spesa per gli altri, tutta spesa per gli altri. Sì, il titolo di questo nostro incontro, Siamo tutti figli, siamo tutti fratelli, pone anzitutto però l'accento sul fatto che siamo tutti figli. Siamo figli e perché anche prima della nostra nascita siamo già figli nel sogno dei nostri genitori. I nostri genitori già ci immaginano, ci aspettano, ci accolgono prima ancora che noi possiamo nascere. E questo ci dice l'amore di Dio che viene prima di ogni altra realtà, ma anche una identità del nostro essere persone umane. Noi abbiamo bisogno degli altri, perché nessuno nasce per scelta. Noi nasciamo perché alcuni nel loro amore hanno voluto dare vita a questo amore. Ma tutto questo poi lo viviamo anche nella nostra vita, nel nostro quotidiano, nelle nostre famiglie, ma anche nella nostra società. Nella lettera sulle famiglie che Papa Francesco scrive, ecco, usa un'espressione che un po', in modo poetico, ma anche molto efficace, come Don Tonino era capace di dire, in famiglia si vive la convivialità delle differenze. E questo perché in Dio le differenze sono in un certo qual modo messe a servizio l'una dell'altro. La differenza in Dio rimane l'essere il padre, l'essere il figlio e l'essere lo spirito, e poi tutto il resto è condiviso. E questa è l'immagine anche per noi, se siamo nei sogni e nel desiderio di Dio, se anche noi vogliamo imparare a vivere, allora guardiamo a questa convivialità delle differenze, per cui differenze di età, differenze di ruoli all'interno delle famiglie, ma differenze che sono chiamate a convivere, ad essere già qui sulla terra, sulla tavola della promessa, che è l'amore di Dio e che è la famiglia sulla terra, così come lo è la Trinità in Dio. Per cui questa Trinità in Dio ci fa assaporare già la gioia di questo dono ricevuto e di questo dono che siamo in grado poi di convivere, di portare, accogliendo le differenze e vivendole in una dimensione di dono reciproco. Allora, Don Vincenzo, io mi scuso con la regia perché esco fuori inquadratura per prendere questo libro di Don Tonino Bello che parla della famiglia proprio come icona della Trinità. Eccolo qui. Don Tonino Bello è stato fratello, è stato figlio innanzitutto, ma è stato anche zio, ed è così che lo conosceremo adesso attraverso il racconto di suo nipote. La famiglia icona della Trinità, ci guiderà questa espressione di Don Tonino nell'identificare quello che è stato anche un po' il suo magistero sulla famiglia, a partire da ciò che lui ha vissuto in famiglia e come è vissuto in famiglia. Ma prima però ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo insieme per scoprire davvero tante cose belle, potremmo dire così, di questo personaggio straordinario che è stato Don Tonino. Restate con noi.
Eccoci tornati in diretta. Dunque, io mi sono spostato dall'altra parte dello studio perché voglio lasciare la scena, tra virgolette, al nostro ospite Stefano Bello, nipote di Don Tonino, a cui do il benvenuto su Padre Pio TV. Ciao Stefano, ben trovato. Buonasera Leonardo, buonasera Don Vincenzo, buonasera a voi telespettatori. Grazie, grazie per essere con noi, è davvero la tua, è una presenza preziosa, perché oggi parlare di Don Tonino significa parlare di famiglia. Noi scherzando, ecco, ci siamo sentiti durante la pubblicità, abbiamo già fatto una parte dell'intervista che ora speriamo di replicare con lo stesso fervore in diretta, però ci riusciremo, ci aiuterà anche Don Tonino. Allora Stefano, per venire a noi, Don Tonino, uomo, prete, vescovo di famiglia, voi come lo ricordate? Partiamo da qui. Beh, innanzitutto concedetemi di porgere i saluti da parte della mia famiglia. Grazie. Ci teneva tantissimo, siamo onorati insomma di essere in studio con voi. In particolare vi porgo i saluti di mio zio Trifone, che è il fratello di Don Tonino. Io ho in qualche modo usurpato, preso il testimone, diciamo, se vogliamo usare un eufemismo, da parte di papà, che purtroppo da 3 anni non c'è più, e mi ha consegnato questa bella responsabilità. Beh, la fortuna che io ho avuto, avendo 49 anni quasi, è stata quella di vivere le due figure, le due dimensioni di Don Tonino, cioè zio Tonino prima per 20 anni, Don Tonino dopo. Quello che ricordavamo chiaramente da ragazzi è quella grande, quella bella capacità esclusiva che aveva di farci appassionare alle cose semplici, che noi spesso magari consideravamo scontate, banali, come una partita di calcio, non lo so, una passeggiata nei boschi, una nuotata nelle acque del mare di Leuca. Però emergeva quel modo unico che aveva, no, di trasformare quella che per noi era pura competizione in aggregazione, appunto come dicevate prima, come ricordava Don Vincenzo, in convivialità, facendo sentire ognuno di noi una persona importante allo stesso modo, ognuno di noi si sentiva importante allo stesso modo davanti ai suoi occhi, tutti ovviamente, no, ci sentivamo speciali, e per tutti noi lui aveva sempre parole di incoraggiamento e di stima. Era proprio questa la sua forza, sapeva vincere le differenze mutandole proprio in convivialità. Stefano, io nel preparare questo incontro, ecco, ho letto anche un po' di interviste che tu, i tuoi zii avete rilasciato, insomma, anche nel corso del tempo, e davvero ciò che emerge è questo legame inscindibile che c'era tra la famiglia di sangue, la famiglia Bello, e Don Tonino prete e Don Tonino poi vescovo. Una cosa su tutte mi ha colpito quando è stato poi nominato vescovo dopo aver rinunciato per la prima volta e ha lasciato quella lettera di nomina sulla sua scrivania, e voi per caso, tuo papà insomma, lo hanno un po' scoperto per caso, ecco, quasi come se questa nomina avesse un po' scisso il legame, ma poi non è stato così effettivamente. No, non è stato così. Lui ha sentito forte la responsabilità di questa chiamata. Pensate, considerate una cosa, che quella è stata la terza chiamata alla quale lui ha risposto. Ecco. Di fatto lui aveva ricevuto 2 altre chiamate a nomina a vescovo, una volta in Calabria, una volta in Basilicata, ma aveva utilizzato così, tra virgolette, si era creato un alibi adducendo alla nonna malata la necessità insomma di essere assistita, ma di fatto poi nonna nell'81 muore, quindi non aveva più scusanti, e in qualche modo lui scriverà proprio questo, che accetterà questo importante incarico, questa importante nomina, anche per non intralciare quelli che erano i disegni del Signore poi. Però il legame si è rinsaldato, è diventato ancora più forte, perché contrariamente a quello che si potrebbe pensare, a quello che la distanza non poteva creare, al distacco che la distanza con Molfetta, ci sono circa 256 chilometri, invece ha rinsaldato, perché lì ancora di più si è sentito da solo. Lui quando è arrivato a Molfetta, zio Tonino si è sentito da solo, ed ecco perché papà, zio Trifone, insieme alla famiglia, spesso e volentieri andavamo a Molfetta, lo andavamo a trovare, abbiamo passato tanto tempo, noi siamo cresciuti a Molfetta, dai 10 ai 20 anni io l'ho passato lì a Molfetta, vivendo proprio quelle geste eroiche, quel Vangelo di strada, quella chiesa del grembiule, quella chiesa che profuma di popolo. Don Vincenzo. Sì, io mi sono riletto un po' in questo periodo, in questi giorni, le lettere di Don Tonino a San Giuseppe, alla Madonna, a Gesù, e ho trovato molti elementi di famiglia. Ecco, ti vorrei chiedere questo,
questo essere dentro la casa di Maria, dentro la casa di Giuseppe, nella bottega di Giuseppe, questo essere nel deserto con Gesù e rileggere la loro vita, la vita di Maria, di Giuseppe, dello stesso Gesù, con gli occhi di chi guarda al passato, lo vede presente nella casa, nella bottega o nel deserto, ma che poi si proietta nel futuro. Io penso che questa sia una dinamica che Don Tonino ha provato, ha conosciuto già nella sua famiglia. Non so se ci puoi dire qualcosa, anche qualche aneddoto che può dire questo, o se è una mia... No. Confermo Don Vincenzo quello che hai appena detto, perché sicuramente la profonda fede, l'innamoramento verso la figura della Madonna ha radici salde nella devozione di mia nonna Maria, nonché di sua madre. Mia nonna era una donna innamorata che ha trasmesso sicuramente i valori della fede a zio Tonino, a papà, a zio Trifone, che loro a loro volta poi l'hanno trasmesso a noi figli. Voi considerate una cosa che la casa dove zio Tonino è cresciuta dista appena 30 metri dalla chiesa, dalla cattedrale, non la chiamiamo ancora così perché prima la sede del vescovo, della chiesa madre, Una diciamo. sacrestia Quindi, potremmo dire quasi. Sì, è stata qua esattamente. È un paragone che ci sta tutto perché, ripeto, questo gli ha concesso delle frequentazioni profonde. Poi considerate una cosa che la famiglia di papà, di zio Tonino, zio Trifone, era una famiglia fondamentalmente povera e quindi che viveva delle cose semplici della vita, non aveva i lussi. Considerate che stiamo parlando dell'immediato dopoguerra, in un paesino piccolo dove veramente si faceva fatica a sostenere l'economia familiare. E papà e zio Tonino, zio Trifone ci ricordano spesso, insomma, che non sempre la strada del seminario, del sacerdozio era intrapresa perché c'era una vera e propria vocazione, ma era anche una necessità di alleggerire il peso economico da una famiglia considerate portata avanti da una sola donna, perché mio nonno Tommaso, il papà di Don Tonino, è morto quando zio Tonino aveva 6 anni, papà aveva appena 2 anni, quindi non lo ricordano neanche, non lo ricordano. E c'è stata nonna Maria che si è caricata sulle sue spalle tutto il peso, insomma, e la responsabilità di mandare avanti una famiglia e di far crescere dei figli nel modo più evangelico possibile. Chiaramente già dei primi anni del seminario è venuta fuori quella che era l'indole di Don Tonino, questa grande esuberanza, questo innamoramento, questo grande amore per la letteratura, per gli studi seminaristici veri e propri. Ecco perché io dico sempre: la terra di Don Tonino, la terra in cui Don Tonino è nato e dove oggi è sepolto per suo volere, ha avuto un ruolo fondamentale in quella che è stata la sua formazione futura poi. E infatti io, Stefano, avrei dovuto chiederti adesso il legame con la terra d'origine di Don Tonino, però a questo punto, visto che tu ci hai già introdotto la risposta, la faccio completare da Papa Francesco con uno stralcio del suo discorso ad Alessano il 20 aprile del 2018, quindi nel 25esimo anniversario della morte proprio di Don Tonino. Ascoltiamo insieme questo stralcio del Papa. Don Tonino è uomo della sua terra, perché in questa terra è maturato il suo sacerdozio. Qui è sfociata la sua vocazione, che amava chiamare evocazione, evocazione di quanto follemente Dio predilige ad una le nostre fragili vite. Ecco della sua voce di amore che ci parla ogni giorno, chiamata ad andare sempre avanti, a sognare con audacia, a decentrare la propria esistenza per metterla al servizio. Invito a fidarsi sempre di Dio, l'unico capace di trasformare la vita in una festa. Ecco, questa è la vocazione secondo Don Tonino, una chiamata a diventare non solo fedeli devoti, ma veri e propri innamorati del Signore, con l'ardore del sogno, lo slancio del dono, l'audacia di non fermarsi alle mezze misure. Perché quando il Signore incendia il cuore, non si può spegnere la speranza. Quando il Signore chiede un sì, non si può rispondere con un forse. Farà bene non solo ai giovani, ma a tutti noi, a tutti quelli che cercano il senso della vita, ascoltare e riascoltare le parole di Don Tonino.
Parole molto belle quelle di Papa Francesco, Stefano, che ecco, sono uno stralcio, poi il discorso si prolunga e chiunque può consultarlo, però davvero evidenziano questa evocazione, come ha detto il Papa, ricordando proprio le parole di tuo zio. Certo, sembra ieri, Leonardo, un'emozione, mi sono venuti i brividi, insomma, a riascoltare le parole di Papa Francesco. La cosa che più mi colpì quel giorno di tutto quello che disse, insomma, fu un discorso bellissimo che entusiasmò la folla, erano tantissimi, parliamo forse di 25.000 persone che ascoltavano, che si erano preparate a questa visita. È stata quando il Papa Francesco, noi abbiamo avuto l'onore, il privilegio, diciamo, di incontrarlo all'interno del cimitero. La prima cosa che ha detto è stata quella che Don Tonino, che arrivando sulla sua tomba, non ha visto monumenti che così decretavano, dichiaravano la sua grandezza, ma Don Tonino è seminato nella sua terra. Quindi un po' ripensando a quello che ho detto prima, mi è sembrato così di usurpare le parole di Papa Francesco, ma è proprio quello, erano proprio le parole che serve per scoprire la bellezza della nostra terra, la semplicità delle nostre radici che hanno dato la possibilità di avere questa formazione. Vi dico una cosa, durante la sua prima omelia da vescovo in Alessano, quando tutti salutano le autorità religiose, civili, militari, zio Tonino esordisce così, dicendo: grazie terra mia, piccola e povera, per avermi fatto nascere povero e per avermi dato quindi l'incomparabile ricchezza di capire i poveri e meglio dispormi a servirli. Quindi capite che in tutto questo c'è un attaccamento profondo, ci sono delle radici proprio che affondano in quello che è stato il suo habitat, in quello che è stata la terra che gli ha dato i natali. E vedete, non è un caso che zio Tonino abbia fatto questa scelta forte, anche strana, inusuale a volte, no? Di morire tra la sua gente, dove il Signore lo aveva mandato ad essere padre e pastore, ma di tornare nella sua terra ad Alessano, dove diceva le pietre gli appartengono, dove ci sono i propri padri. Ecco perché giorni prima di morire, di tornare a Molfetta, zio Tonino chiedeva in continuazione a papà, zio Trifone, di andare sulla Serra dei Cianci, la parte collinare della nostra terra, dove si vede tutto il territorio, proprio perché aveva questa esigenza prima di andare via, sapendo che il suo viaggio sarebbe stato all'interno purtroppo di una bara. Il suo grande desiderio era di quello di imprimere nella sua mente le immagini della sua terra, proprio di assorbire tutto ciò che poteva prima di tornare a Molfetta per l'ultimo viaggio. Un amore che Alessano ha evidentemente corrisposto, un po' come il popolo di Molfetta. Qualche tempo fa, intervistando Monsignor Cornacchia, che è succeduto sulla cattedra proprio di Don Tonino, ricordavamo proprio questo amore di Molfetta per Don Tonino, con le immagini che ci sono ancora oggi nei negozi di questo grande uomo, e credo sia lo stesso anche ad Alessano, anche se io personalmente non l'ho mai frequentata, però mi hanno raccontato, insomma, che questo amore è stato davvero corrisposto. Però Stefano, di tutto questo ne parliamo subito dopo una breve sosta pubblicitaria, perché abbiamo ancora tanto da dire su Don Tonino. Restate con noi. Allora, dunque, parlando di Don Tonino, abbiamo già fatto vedere quello che lui ha scritto sulla famiglia, la famiglia icona della Trinità. Lo metto a favore di camera perché mi piace anche leggere in quarta di copertina la definizione che Don Tonino dà di famiglia: agenzia periferica della comunione trinitaria, col suo linguaggio, Don Vincenzo, estremamente poetico. La famiglia che deve esplorare per vivere la diaconia della pace, davvero parole straordinarie. Allora, Stefano, prima di ritornare da te per continuare il nostro racconto, vorrei far ascoltare ai nostri amici davvero pochissime righe di ciò che Don Tonino scrive sulla famiglia parlando della Trinità, o della Trinità parlando della famiglia. È una, potremmo dire, proposizione commutativa. Decidiamo un po' noi, decidete un po' voi come stabilirla. Vediamo insieme. La famiglia è stata pensata da Dio come immagine della Trinità. Deve viverne perciò la logica di comunione, la quale, anche se insidiata dalle contraddizioni del peccato, costituisce il filo rosso che deve attraversare tutto il suo impegno. È chiaro che le partite si giocano prima in casa e poi in trasferta. Anzi, è difficile vincerle in trasferta se prima non si riesce a vincerle in casa. Fuori dai denti, il mistero trinitario mette sotto accusa la famiglia di oggi per le discriminazioni che provoca, per le disuguaglianze che favorisce, per le massificazioni che benedice, per le violenze su cui tace, per le ingiustizie contro cui non protesta.
Forse è giunto il momento che la famiglia, prima di ogni altra istituzione, prenda coscienza che le violenze che si consumano al suo interno, le arroganze, gli abusi di potere, le disparità tra uomo e donna sono oggi le vere eresie trinitarie che essa è chiamata a combattere. La famiglia deve divenire il luogo dove si sperimentano le relazioni e quindi si recuperano i significati. Se oggi si vanno smarrendo i significati è perché si vanno atrofizzando le relazioni. La famiglia è il primo laboratorio in cui ci si educa al rispetto delle diversità e quindi alla lettura delle diversità non come innaturali, diaboliche, disturbanti, controproducenti, mostruose, da eliminare. Diversità da eliminare? No, dice Don Tonino, perché sono davvero il sale della famiglia. Allora Stefano, visto che il tempo corre, noi ci abbiamo verso la conclusione purtroppo, io ti chiederei innanzitutto, in primis, raccontaci tu a piacere un aneddoto sullo zio Don Tonino e poi mi devi un po' dire qual è il senso di orgoglio, ma forse è sbagliato come aggettivo, ecco, più che altro le sensazioni che la vostra famiglia prova nel vederlo additato come, speriamo al più presto, modello di santità riconosciuto da tutta la Chiesa. Beh, aneddoti ce ne sono tanti, dovremmo veramente fare una cernita, ma ne prendiamo uno a caso così. Lui era un grande innamorato quindi della letteratura, della lingua italiana, era un grande conoscitore del latino, del greco. Io ho fatto il liceo scientifico, no? Allora papà, quando veniva a trovarci nelle varie frequentazioni alessanesi, diceva: Tonino, mi raccomando Stefano, io facevo il quinto anno, avevo 18-19 anni, e mi diceva: cerca di insegnargli un metodo, insomma, per apprendere il latino, perché gli venga facile, insomma, tradurre le versioni in latino che gli vengono assegnate a scuola. E lui diceva: sì, Marcello, non ti preoccupare. Ce ne andavamo in una stanza in disparte tutti e due. Io non mi preoccupavo perché sapevo già quale sarebbe stato il suo metodo. E zio Tonino apriva il libro, apriva, e senza vocabolari diceva: scrivi. Leggeva e traduceva, diceva: scrivi. Io ovviamente contento di questo, no? Di non dover avere il professore, la figura retorica del professore, no? Anche davanti a uno zio, scrivevo, andavo il giorno dopo a scuola, presentavo la versione, prendevo i miei begli 8,5, 9. Però poi sotto la professoressa mi scriveva sempre: PS, ieri c'è stato Don Tonino a casa tua. Cioè, ma lui non è che volesse, no? Certo. Capiva che in poco tempo non si può, allora preferiva, più che farmi la lezione magistralis sul latino, preferiva mandarmi, no, davanti alla professoressa e farmi fare una bella figura, esattamente. Per quanto riguarda invece la domanda successiva, qua devo dire che essere il nipote di Don Tonino è stato facile, è stato molto semplice, perché era lo zio che tutti vorrebbero, era il porto sicuro nel quale rifugiarsi, era la persona che alleggeriva i rimproveri dei nostri genitori, però allo stesso tempo in maniera autorevole non ci faceva capire dove stavamo sbagliando, ma senza additarci, senza accusarci, senza farci pesare lo sbaglio che avevamo fatto, veramente facendoci comprendere qual era la strada, la stessa strada che oggi, no, ci insegna lui. Essere invece il nipote di Don Tonino, quello è un po' più difficile, è una bella responsabilità, però oltre ad una bella responsabilità la considero anche una fortuna, perché abbiamo avuto, no, sia io che le mie cugine, mia sorella, l'opportunità di testare con mano la santità, cioè questa santità nuova. Io ho riscritto, ho riformulato nella mia mente il concetto di santità. Non è il santo da portare in processione, l'icona da venerare, sotto a quale mettere, ma è un esempio, ecco, è un esempio di vita, la santità è una strada da perseguire, il santo ti indica la strada, e i santi, nessuno nasce santo, diceva zio Tonino, tutti abbiamo la vocazione alla santità, però nessuno nasce santi. E come si diventa santi? Percorrendo la strada che ti porta ad essere, diceva, uomini fino in fondo, fino in cima, ecco. Non uomini fino in fondo, ma uomini fino in cima.
sono gli esempi che guidano le nostre scelte, che guidano le nostre parole. Come dire, è il sassolino nella scarpa, come lo chiamava lui, è la spina nel fianco che nel momento in cui ti trovi in difficoltà nella vita, nel momento in cui ti rendi conto che stai deragliando, sai che guardare alla vita di queste persone, che sono Don Tonino, sono Don Primo Mazzolari, sono Don Puglisi, sono Don Milani, sono Oscar Romero, sono tutte persone di cui Zio Tonino era innamorato e dalle quali lui ha preso tanto, ha assorbito come una spugna. Poi Zio Tonino aveva questa grande capacità di abbracciare in maniera globale, no, il pensiero, quindi come dire, si nutriva dei grandi pensatori e da ognuno riusciva ad attingere, no, un pensiero da poi riformulare secondo quella che era la sua visione. Io dico sempre che oggi si parla della laicità di Don Tonino, ma Don Tonino non era un laico santo. Don Tonino è forse un santo, come lo chiamiamo oggi, che in qualche modo ha abbracciato la laicità, che in qualche modo ci ha fatto vivere quella chiesa feriale, quella chiesa che Papa Francesco chiama oggi, dice, la definisce in uscita e che Zio Tonino diceva conviviale, che Papa Francesco la chiama di strada e Zio Tonino diceva del grembiule, riferendosi proprio a quell'unico paramento sacro che è il Vangelo Nomine. Don Vincenzo me lo può confermare, ovvero questo panno rozzo che Gesù cinge in vita per lavare i piedi ai propri discepoli. Ecco, io credo che questo abbia dato ancora più credibilità ad una chiesa che si profuma di popolo, ad una chiesa di strada, ad una chiesa che non ha bisogno di segretari, che non ha bisogno di filtri tra il vescovo e la gente. Ecco perché ha rifiutato il segretario, ecco perché ha scelto una 500 come macchina, ecco perché camminava in maniche di camicia, ecco perché per parlare con Zio Tonino non avevi bisogno di un appuntamento con il segretario, in un ufficio dell'episcopio, ma era sufficiente farsi una passeggiata nei luoghi più dimenticati della città, nel porto, alla stazione dove c'erano i barboni, e lì lo trovavi. E lì lo trovavi perché ci diceva: io non sono venuto a portarvi il Signore, io sono venuto a cercare il Signore nel volto di ognuno di voi, soprattutto degli ultimi. Io Don credo che Vincenzo, questa sia l'eredità più grande. visto che abbiamo meno di un minuto, come sempre lascio a te la conclusione. E a me sarebbe piaciuto dire ancora qualche altra cosa, soprattutto sul fatto che io penso che questo amore per i piccoli, per i poveri, ecco, lui lo ha sperimentato in famiglia, una famiglia dove, soprattutto ai suoi tempi, senza un padre e quindi con una madre, lo ha portato poi ad essere innamorato del marocchino di turno, della prostituta, dei bombardate a Sarajevo, di tutte quelle persone che si è caricato, le ha portato nel cuore, sulle spalle e con le parole lo ha annunciato. Ecco, io penso che, per ritornare un po' all'idea fissa di Papa Francesco, ma anche un po' la nostra, è lì proprio in famiglia che si imparano queste cose. Senza la scuola magistrale, appunto, ma è proprio l'attenzione, l'amore che si vive, nei rapporti con la madre, con la nonna, con i fratelli, con i cugini, che poi tutto questo diventa fraternità, quindi nella vita quotidiana. Grazie, volevo dire a Don Stefano, e un saluto a tutti, a tutti quelli, per dire che il 25 e il 26, lo diciamo già da adesso, noi vivremo qui a San Giovanni Rotondo, il decimo incontro mondiale delle famiglie a livello diocesano, e quindi proprio qui nei locali, nei luoghi dove è vissuto San Pio. Lo dico già da adesso perché vi possiate preparare, particolarmente alle famiglie della diocesi a cui appartengo, ma anche altri che ci sentono, che ci ascoltano, che si vogliono aggregare a noi, sono benvenuti. E a tutti auguri di una santità quotidiana, vissuta, sperimentata nelle proprie case, intorno alla mensa dove ci riuniamo, nei colloqui che avvengono e anche nei piccoli litigi che qualche volta possono capitare e da cui ne possiamo venire fuori con un amore più semplice e più genuino. Bene, allora Don Vincenzo, io ti ringrazio per ancora una volta averci aiutato in questo percorso che ha visto protagonista oggi Don Tonino. E grazie Stefano, grazie davvero di cuore per essere stato con noi e Grazie. per Grazie a averci voi. Grazie portato un po' a di Salento nella nostra, perché l'accento salentino è davvero molto bello e quindi contraddistingue te e contraddistingueva anche Don Tonino. Quindi è davvero un piacere averti come nostro ospite. Grazie davvero di cuore per essere stato con noi e a tutti voi.
voi, ci rivediamo venerdì prossimo con un altro appuntamento dedicato alla famiglia. Grazie e buona serata.